Gas Blender. Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo primo video del 2017. Oggi andiamo a vedere come ricavare i dati di una macchina dal numero di targa, se ha avuto incidenti, se ha pagato l'assicurazione, con che compagnia, e anche i dati del proprietario. Quest'ultimo dato è a pagamento, ovviamente. Tutto questo è possibile tramite un'applicazione di nome Veicolo, disponibile sul Play Store, quindi per Android, che ci permette, inserendo il numero di targa, di ricavare tutti i dati del proprietario di un'automobile. L'applicazione prende i dati di chi paga l'assicurazione, quindi non è affidabile al 100%, ma calcolando che spesso chi ha intestata la macchina paga l'assicurazione, è abbastanza affidabile. Questa applicazione può essere utile anche quando si compra una macchina usata per vedere eventuali incidenti che sono stati fatti in passato con questa macchina e quindi eventuali riparazioni. Adesso vi farò vedere un breve tutorial / recensione di come funziona l'applicazione. Andiamo a vedere. Qui sulla nostra applicazione Veicolo, come vedete, abbiamo il controllo rapido in cui ci dà tutte le informazioni della macchina, l'infolibretto ci dà tutti i dati del libretto, oltre all'assicurazione ci fa vedere se l'assicurazione è stata pagata, quando scade e con che compagnia, furto, se la macchina è stata rubata o è mai stata rubata, cerca sinistra ci fa vedere eventuali incidenti, vabbè, calcola bollo ci fa vedere se quanto costa il bollo, ma è relativo. E andiamo a cercare un controllo rapido di una macchina, metto la targa della macchina che avevo prima, ovviamente è oscurata perché non voglio far sapere i fatti degli altri visto che non è più la mia macchina. Questa macchina è una Citroen C3 1100 Exclusive del 2007. Allora, andiamo a vedere se c'è azzeccato, e come vedete c'è azzeccato, è stata matricolata nel 2007 a Milano, 1160 cavalli, attualmente assicurata con la Allianz Assicurazione, scade il 15 giugno. Qua ci dà i cavalli fiscali e i 5 posti. Io ho avuto due incidenti con questa macchina, andiamo a vedere se ce li segna. Allora, ecco qua, come vedete le indica tutti e due, indica chi è stato il responsabile, quindi io, e il è molto veritiera come applicazione. Questo è tutto. Come applicazione, come vi dicevo, può essere utile a chi deve comprare una macchina e vuole vedere se è stata rubata o ha dei sinistri o ha qualcosa che non va. L'unico lato negativo, come vi dicevo, è quello della pubblicità, che per rimuoverla costa 1,99, e il fatto che per ogni veicolo vada comprato, se voglio vedere chi è il proprietario, vada comprata la licenza, chiamiamola così, di 99 centesimi. Questo è tutto, se vi è piaciuto questo video lasciate un mi piace e iscrivetevi al mio canale. Un saluto a tutti e alla prossima.